L'osservatorio di Cresce Teste, che all'interno come compito di realtà del progetto unico della regione Lombardia per l'educazione stradale, si svolge oggi a Gallarate nel parcheggio di Via De Magri, e abbiamo Marco Bussetti, ministro all'epoca della istituzione della legge sull'educazione civica, che comprende l'educazione stradale. Ci dà onore di essere presente a questo evento, il crash test del laboratorio dell'incidente simulato a rappresentare i pericoli della strada. È un piacere per me essere qua oggi, ringrazio il professor Magica e tutto quanti, dal dirigente della scuola capofila che ha seguito tutto questo progetto fortemente voluto da Regione, e per questo ringrazio l'assessore Decorato per l'apporto e il sostegno che ha voluto dare l'iniziativa, ma soprattutto per la capacità che hanno avuto le scuole di tutta la regione di coinvolgere tanti studenti che hanno potuto assistere a delle prove pratiche, e anche oggi avverrà questo davanti a centinaia di ragazzi. E proprio perché a volte la teoria non basta, occorre invece vedere in pratica quanto può succedere, come tanti pericoli possono essere affrontati in maniera attenta e con tanta prudenza, onde evitare incidenti che mettono in serio pericolo la vita di tutti. Grazie. L'assessore, avvocato Francesca Caruso, ci illustra che cosa è avvenuto oggi. Sì, allora, io sono assessora alla sicurezza, oggi una simulazione la incidente stradale, hanno proprio simulato un incidente vero e proprio. Ora chiediamo all'avvocato Caruso quale statistica c'è a Gallarate di incidenti, quali sono le origini che provocano incidenti. Ma sicuramente la prima origine è la distrazione da parte di tutti gli utenti della strada, ma ovviamente la strada sono quelli che ci vanno peggio, sono gli utenti deboli, ovviamente i pedoni e i ciclisti. È già automatico che venga fatto questo. Bene, grazie di averci ospitato e di aver rappresentato questa attività. No, grazie a voi, grazie a voi. Dubbio di avere questa sensibilità per la sicurezza stradale, che è un elemento fondamentale per i nostri giovani. Lo facciamo nelle scuole proprio per sensibilizzare. Grazie. Presto l'Istituto Falcone, scuola capofila di un progetto unico regionale, abbiamo per conto della regione l'ingegnere Fiorella Daniele, che ci dirà quali sono i più nucleari contenuti di questo progetto da un punto di vista, direi, spirituale. Grazie mille, avvocato Mantica. Sono lieta di essere qui e di aver partecipato a questo meraviglioso evento, questo compito di realtà concreto per insegnare ai ragazzi davvero che cosa vuol dire prevenire l'incidentalità stradale. Regione Lombardia è molto attenta all'educazione stradale, ci crede tantissimo e, dico la verità, la cosa più importante è la cultura della prevenzione. La prevenzione è vista come quindi educazione, formazione e sensibilizzazione. Perché questo? Perché rendere i ragazzi, in particolare i giovani che sono i più colpiti dall'incidentalità stradale, renderli consapevoli dei rischi, dei pericoli, no? Fa sì che ci sia una consapevolezza maggiore, un rispetto di sé e degli altri, che porterà sicuramente a una diminuzione di vittime, a una diminuzione dell'incidentalità. Ringrazio tantissimo anche l'Istituto Falcone, tutti coloro che hanno lavorato per la realizzazione di questo progetto, perché diventerà una best practice in tutta la Lombardia. Noi raccogliamo con onore i ringraziamenti, anche perché da parte della scuola c'è stato uno spiegamento di forze pure dell'altro indirizzo, di uno dei tanti indirizzi che abbiamo, che è quello della cultura e dello spettacolo, dove hanno lavorato in forma di alternanza scuola-lavoro, quello che adesso si chiama PCTO, anche i ragazzi di quell'indirizzo, realizzando riprese, video, fin nella serata, nella cerimonia della giornata della Fraternità e Sicurezza Stradale. Quante scuole sono state interessate? Sono state interessate 412 scuole e 10.554 studenti,
tantissimi docenti che hanno collaborato. Questo significa davvero avere una sensibilità per contrastare questa piaga che purtroppo ogni giorno miete vittime. Non possiamo altro che far concludere con un caro saluto, un ringraziamento e magari un augurio di proseguire con queste attività. Sicuramente, grazie mille a tutti. Speriamo che vengano stanziate sempre più risorse per finanziare progetti di questo tipo. Grazie mille.